Salve a tutti ragazzi e buona giornata! Buongiorno, oggi è martedì e noi stiamo registrando questo video di mattina per farlo uscire nel primo pomeriggio, prima possibile, insomma. Sì, cioè, potevamo seguire tutto in diretta, ma ehi, a 32 anni ci sono pochissime cose che puoi fare alle 3 di notte. Una di queste è dormire, l'altra è avere la diarrea. Sono le uniche due cose che puoi fare. Per favore, no, per favore. Io l'ho vista la conferenza Sony, successo questa mattina. Io ho visto la conferenza Ubisoft stamattina mentre mi allenavo, quindi proprio tutto perfetto, perfetto, con un'attenzione che non avete idea. Adesso che sapete anche cosa facciamo di mattina, possiamo iniziare e iniziamo con due errata corrige, due precisazioni. Allora, la prima precisazione è su Life is Strange 2, che non è Life is Strange 2, cioè sì, è un altro Life is Strange, ma è in realtà un prequel. Sì. E quindi non è il 2, nel 2 il 2 stanno 2 ancora lavorando, stanno il 2 quindi è un prequel. E quindi le nostre impressioni sul motore grafico identico e non migliorato erano perfettamente perché si tratta dello stesso identico gioco, ma ambientato tempo prima, le vicende che tutti conosciamo. Poi un'altra correzione di tipo sportivo. Oh, piano, piano, che questo è importante. Allora, noi abbiamo associato erroneamente il rugby al football americano. Abbiamo fatto un erroraccio, ragazzi, perché dovete sapere che nel rugby, quello che praticano in Italia, non si usano protezioni, soltanto il paradenti, ci hanno detto. Cioè pure i coglioni possono essere mazzuliati. Ed è meno violento, perché quello americano è più violento, ma quello americano è più, come si dice, omosessuale. No, nel senso che ci sono le protezioni, quindi un po' da checca. Non che le checche. Vabbè, avete capito qual è il concetto? No, no omofobia, per cortesia. Non lo stiamo dicendo noi, lo dicono proprio nei commenti. Nei commenti, quindi, però un rugby differente da football. Esatto, ma del football differente da... Se volete che due sport si differenzino, cambiate la palla. Comunque sia, cambiate anche un po' tutte le regole, perché ce ne stanno due diverse. Sia, molti diranno no, sono la stessa. Un po' come mio padre, che quando guarda Doom e Counter Strike dice che sono uguali. Vabbè, comunque sta diventando così, Sì, purtroppo. Comunque sia, bando alle ciance. Queste oggi erano si inizia, oggi abbiamo Ubisoft. Mamma mia, Bethesda e Sony. E Sony, ce ne abbiamo tre, ragazzi, preparatevi perché sarà un video lunghissimo. Vi ricordiamo che alle 18 saremo in live sul secondo canale, quindi non dimenticatevi voi. Ogni tanto guardiamo qua, come al solito, abbiamo una lista di cose, perché sennò ci scordiamo, perché molte delle cose scritte qua non ce ne frega un cazzo proprio. Da cosa vuoi iniziare, perché qua è lungo fatto. Io partirei da una delle conferenze più illuminate, cioè la Ubisoft. Vai. E poi passerei per Bethesda e poi gran finale con Sony. Allora, rimanete fino alla fine per sentire Sony, caspito, ha cacciato. Ubisoft apre le danze con The Crew 2, un gioco in cui possiamo prendere possesso di qualsiasi tipo di veicolo, cioè quindi acquatico, d'aria, cioè, monopattini, pure tricicli, addirittura ci sono le gare sulle scale mobili. Le scale mobili del supermercato. Vince chi fa imbrogli. No, non è vero, però The Crew lo conosciamo, non c'è molto da dire, è il 2. Invece molto da dire c'è, cioè, per questo Skull and Bones. Che cos'è? Spiegacelo tu. Skull and Bones è praticamente una costola di Assassin's Creed Black Flag, da quello che mi è sembrato di capire. Certo, si tratta di un trailerone cinematico e così cosa, però le battaglie navali di Assassin's Creed Black Flag, ve le ricordate? Ecco, sembrano far parte del gameplay di questo gioco e pare che il gioco sia incentrato solo su quelle, quindi è un pezzetto di un altro gioco trasformato in un gioco, sembrerebbe. E parliamo di un pezzetto di gioco invece che ogni anno cambiano le canzoni, cambia il modo di ballare e di muoversi, e ogni anno c'è questo Just Dance, e ogni anno chi sale sul palco continua a fare figuracce immense. L'unica cosa che non cambia mai è l'imbarazzo che prova gran parte della platea, più questi ballerini, nel ballare vestiti da panda quest'anno. Bella, fantastico, cioè questo corpo di ballo che tutti gli anni si umilia, perché non lo sappiamo, per allungare di 10 minuti la conferenza Ubisoft, che altrimenti sarebbe troppo breve. Andiamo avanti. Invece South Park Phone Destroyer, sono molto curioso di provarlo, perché la bacchetta magica dell'anno passato, un paio di anni fa, io non l'ho provata, purtroppo, perché io so che è un gioco che mi prenderebbe un bel po' di tempo, quindi non mi ci sono mai messo. Phone Destroyer è un gioco per cellulare. Ah. Quindi, o perlomeno, viene presentato come un gioco da smartphone, e quindi potrebbe essere effettivamente interessante. È molto divertente questo trailerino, perché ci fa vedere che puoi combattere contro tutto. Cioè ci sono alieni contro zombie, contro piccioni, contro cavalieri, contro...
è un bordello. Quindi finalmente potrò giocare dal cesso, lì volevo arrivare. Magari gli dedichiamo anche un capitoletto in un gioco da cesso, chi lo sa. Poi abbiamo Starling. Perché hai scritto Starling? Fermi qua. C'è un problema. Starlink? Ci abbiamo foglietti dappertutto. No, perché, allora, vedete questo? Questi sono i miei appunti mentre guardavo la conferenza. Poi, come io dopo l'ho dovuto riportare un po' più in grosso, perché non volevo diventare cieco, sai, non si sa mai a quest'età. Allora, Starlink è un gioco che mi ha ricordato, per la Switch di Ubisoft, mi ha ricordato molto il concetto degli Amiibo. Solo che invece di avere gli Amiibo, la navicella alla spaziale. E la cosa bella è che per cambiare i cannoni, stack, cioè tac tac. Cioè tu costruisci la nave come vuoi, che è molto divertente questa cosa. Cioè vuoi, che ne so, ti distruggono, tu sei costretto con un martello a farlo a pezzi. 62 euro, la ricompri e torni a giocare senza. Ma anche no, insomma, interessante, ma per i possessori di Switch. Quindi quali noi siamo? Step Road to the Olympics. Allora, Steep 2. Sono due qua. Stamattina non giro molto bene. Steep Road to the Olympics. Steep, e dillo che era Steep. Andaffanculo, ci sono Road due. Road to the Olympics. Vabbè, è un altro Steep, è basato sulle Olimpiadi invernali. E comprendo tutte quelle discipline, vabbè, sai, sì, mettiti la granita nelle mutande, resisti 10 minuti con questa roba attaccata ai testicoli. E Steep, ragazzi, di Steep che si può dire? Far Cry 5, abbiamo visto qualcosa di più del gameplay, dove c'è una trebbia. C'è una trebbia e puoi mettere sotto i nemici con la trebbia. Questo varrebbe il costo del gioco per quanto mi riguarda, perché, voglio dire, era dei tempi di... no? No, era che tende, apposta, no, pisciare addosso alla gente. A parte quello, ma era dei tempi di Redneck Rampage che non si usavano una trebbia. Esatto, no, la trebbia è la cerma, non la ma non si guida, però che non si usavano attrezzi agricoli per uccidere. Invece in questo gioco è molto divertente questa cosa. Sempre più trash, così come avevamo ragione sul fatto che i cani avranno saranno protagonisti, insomma, perché riusciranno a portarci addirittura le armi. Ti portano le armi, quindi ti supportano, perché magari tu sei senza munizioni, il cane viene. Io me lo vedo già il cane col bazooka in bocca, io non aspetto altro nella vita, bro. Col bazooka che si bagga tra le orecchie. Non aspetto altro. Comunque tante altre novità ne parleremo magari in un video appena sapremo qualcosa. Però per il momento siamo abbastanza contenti. E poi esce questo gioco Beyond Good and Evil 2. Allora, correva l'anno 2003, io stavo in uno scantinato, dove è vero, a Milano, perché facevo l'università lì e non avevo tanti soldi per permettermi una casa ai piani alti, e così dovevo scendere. Verità. Come Fantozzi nel sottoscala. Non avevo la connessione a internet. L'unico gioco che avevo, ahimè, craccato, qui lo dico, qui lo nego, però era Beyond Good and Evil. E ci giocavo e l'ho finito perché non avevo altro da fare in quello scantinato. Ma è stato bello? È stato molto bello, è uno dei giochi che mi ha appassionato di più. Solo che era il 2003, fatevi voi i conti perché io proprio non li so. Sì. Poi è stato annunciato il 2 nel 2008, 14 anni fa. Una frega di anni fa, 2014 nel 2017. Più o meno. Finalmente pare uscire. Pare. Vediamo. Però è girata, il trailerone è girato molto bene. Vediamo, perché è molto action. C'erano delle cose nel 2003 che dicevi, mamma mia, fantascienza, mamma, vediamo che cosa succede. Il nostro collega Redet scrive AC Origind. Origind è un gioco di... porca merda, è mattina presto, sto stanco, ci siamo alzati presto. Cioè io alle 6:30 stavo cagando guardando la cosa di Sony. 6:30, 7:30, 8:30, mi sono messo in macchina e sono venuto qua. Allora, Assassin's Creed Origins è un gioco ambientato nell'antico Egitto, come abbiamo ormai visto tutti quanti da tipo 12 anni a questa sì, parte. Sì, ma andiamo alle cose fighe, l'abbiamo capito. Ah, ci sono le animazioni che abbiamo visto. Legno tutti con una scopa in culo, gli animali. Le animazioni degli animali si muovono su binari. C'hanno un binario sotto e le zampe si muovono tanto per far vedere che sono vivi. Perché tu se no pensi che è morto e che sta... Zitto, poi abbiamo fatto pace con Ubisoft, per cortesia! Adesso facciamo subito pace di nuovo, perché il combat system questa volta
sembra essere veramente poco scriptato. Le schivate sono rapidissime a livelli di Devil May Cry, per spiegare. Così anche i colpi di spada, l'albero delle abilità, porco Giuda, sembra un puzzle da mille pezzi. E questo non so se è un pro o un contro. Io penso che con un combat system così reattivo le abilità siano effettivamente divertenti da utilizzare, non si tratta di stronzate passive e basta. Però è tutto da vedere. Quello che abbiamo visto sono combattimenti velocissimi, reattivissimi. Ma salutiamo gli amici dell'ambulanza. Ma la grafica un po' sciapetta, un po' sciapa, manca di mordente, non è che ci dica poi troppo. Sti personaggi sono angulammammida, però io lo so che qualcuno magari si è sentito male, magari sta pure morendo, che ne puoi sapere. Però 7 ambulanze per una persona a me sembrano esagerate, no? Magari è esploso qualche palazzo. Ok, l'emergenza è cessata. O si è spento il cuore del... Ragazzi, questo è nottagli. Questo è così. Quindi... Diciamo che il gioco sembra effettivamente aver giovato da questa lunga attesa. Passati già 10 minuti e siamo ancora alla prima. No, lo so, però voglio dire... Carino, questo sembra carino. Ci aspettavamo di più graficamente, ma stiamo a vedere. Unico neo della conferenza Ubisoft, secondo me, in quanto a fastidio, tolto Just Dance, che proprio causa, è stato l'intervento di questa ragazza di cui non conosco l'identità, che per tutto il tempo, durante la dimostrazione di Assassin's Creed gameplay in tempo reale, si è focalizzata in maniera ossessiva su un gatto che appariva nella... Voi sapete, in Egitto il gatto era particolarmente apprezzato come animale. Ecco perché gli egizi non esistono più, si sono estinti, perché veneravano l'animale sbagliato. A questo punto la ragazza vede questo gatto e comincia: oh my god, it's so cute! Wow! Però mi ricordo che ci fosse qualcosa di simile anche nello scorso anno, nella conferenza. C'era qualcuno che rideva sguaiatamente. Ma per cosa, però? E non mi ricordo. Sicuramente voi nei commenti vi ricorderete, ce lo scrivete, tanto... Non avremo tempo di fare ricerca. Ad ogni modo, vi mettiamo un pezzettino della conferenza, perché il momento in cui questa tizia va letteralmente fuori di testa, perché nell'inquadratura c'è un gatto, soprattutto quando il gatto si siede, lei vede il gatto che si siede, riconosce un'animazione. And there's a bunch of bows we haven't shown. There's the predator bow, which is kind of like a sniper. Oh my god, there's a cat! Partiamo subito con Bethesda, ovvero la Skyrim Conference, perché metà delle cose proposte hanno a che fare o con The Elder Scrolls o con Skyrim o con la community che può interagire con questi titoli. Questa cosa di Bethesda Land la spieghi tu, perché io non voglio parlarne. Bethesda ha impostato la conferenza come un acquapark. Parte la conferenza, 10 minuti di Bethesda negli anni ha creato un mondo migliore, un mondo in cui tu vuoi vivere, i tuoi bambini vogliono vivere, in cui Sinergo non vuole vivere ma è l'unico stronzo. Bethesda, insomma, all'inizio si fa un raspone da sola e, togliendosi un paio di vertebre, riesce anche a farsi un deep throat con il suo stesso pisello. Bethesda si autocelebra in maniera convintissima. Perché? Perché nei minuti successivi ci mostra effettivamente delle cose molto fighe. Ricordami di non passarti mai la palla quando si tratta di Bethesda. Comunque, velocemente, Doom e Fallout VR, ma per il Vive. O perlomeno viene mostrato il Vive prima di mostrarci questi due titoli, quindi pensiamo. Anche perché poi nella conferenza Sony Skyrim sarà in VR. Altrimenti avrebbero fatto vedere anche quell'altro, io non l'ho visto. Forse è la volta buona che gioco Skyrim come si deve. C'è l'espansione di Elder Scrolls Online, Morrowind, che richiama i fasti di uno degli ultimi capitoli apprezzati dai puristi, perché poi Skyrim è diventato commerciale, veramente, non mi piace più. Che cos'è il Creation Club? Spiegacelo tu. È il workshop di Steam, però di Bethesda, dove la gente potrà creare nuovi contenuti per Skyrim, per esempio, per Fallout, per Skyrim. Per Fallout, per Skyrim. Abbiamo visto un link a cavallo in una landa di Skyrim. Cioè, è uscito uno Skyrim. Lo sappiamo che questa parola sta tornando spesso, Skyrim. Ma non è colpa nostra, è proprio colpa di questa cazzo di conferenza. Se questo YouTube ci metterà gameplay di Skyrim qua sotto. Io già sicuramente lo... Perché, allora, abbiamo visto Link di Zelda, l'eroe dei bambini, cavalcare in una terra tipica di Skyrim. Questo perché? Perché sta per uscire Skyrim
oppure per il piccolo aborto. No, Switch non è un piccolo, è bellino. Zelda è un capolavoro, all'interno di Switch non me lo tocca, per cortesia. Quindi però esce. Vabbè, Skyrim su Switch, va bene. Vediamo, vediamo com'è. Dishonored, Death of the Outsider spin-off. È uno spin-off con un personaggio che in Dishonored era rimasto un po' sospeso nel nulla. Io ora non ho finito Dishonored, mi sono andato ovviamente a informare perché non so quali siano. Il 2 non l'ho ancora giocato come si deve, il primo non l'ho mai finito, lo sapete, quindi non so. Però so che questo personaggio è uno personaggio meno importante rispetto a Corvo, e questo è uno spin-off vero e proprio. Come per Life is Strange, credo che il motore sia identico a quello di Dishonored 2 a questo punto. Beh sì, non penso che abbiano fatto salti mortali. Quello invece che vorremmo provare assolutamente sarà Quake Champions. Non ne parliamo qui, ci sarà, e ci sarà anche sui nostri canali. Anche perché non qui non ci hanno mostrato nulla in realtà, ci hanno mostrato l'importanza di Bethesda nel panorama multiplayer, perché non si sono assolutamente fatti i bocchini da soli. The Evil Within 2. The Evil Within, il primo non ci era piaciuto assolutamente, un po' troppo lento nelle prime meccaniche. Un po' troppo ripetitivo nella seconda parte. Insomma, a noi ci ha fatto storcere il naso, però sappiamo che a tanti è piaciuto. Vediamo se si redimerà con questo 2. Trailerone notevole quello di Evil Within 2, veramente fatto bene, incuriosisce tantissimo, dà la giusta sensazione ed è straniante da morire. Wolfenstein, The New Colossus. E qua ragazzi abbiamo visto delle robe, io non vedo, tra l'altro esce a ottobre, praticamente è dietro l'angolo questo gioco. Non vedo l'ora, porco Giuda, perché sarà una ficata pazzesca. E adesso arriviamo alla conferenza in assoluto più attesa, perché la conferenza... Però allora devo dire una cosa, prima di partire con Sony, noi l'anno scorso eravamo a Roma, nella sede italiana, nella sede italiana di Sony, a guardare le tre di Sony. Ora, quelle tre lì non penso che sia proprio lontanamente paragonabile a nessun altro E3. È stato uno dei più belli in assoluto, per quanto mi riguarda. Perché l'anno scorso c'era un botto di novità. Cioè c'era la novità della PlayStation 4 Pro, c'erano tantissime ficate, veniva annunciato Horizon in maniera precisa, ci venivano presentati tanti nuovi titoli per VR, insomma, cioè l'anno scorso Sony ha tirato fuori fiori di periferiche e di propositi per l'anno nuovo, che dobbiamo dire ha mantenuto su tutta la linea. Quindi le giuste premesse sono state fatte. Ovviamente all'interno di questo video non è che abbiamo messo tutti quanti i giochi, ragazzi, abbiamo messo quelli più importanti, mancherà sicuramente qualche cazzatina. Ma sono quelli per noi più importanti. Tipo il gioco di carte di Skyrim, che ce ne fregavo un cazzo, che lo dovevamo dire a fa. Allora, prima di tutto, per toglierci già la palla al piede, DLC di Uncharted Horizon. Mi sa che non lo so neanche se lo prendo il DLC di Horizon. DLC sono esperienze a parte, ci tengono proprio a fare dei giochi a parte con i DLC ultimamente, se ci hai fatto caso. Vediamo come saranno. Nel senso che saranno stand alone, compri quello, quello senza... Quello di Uncharted mi sa di sì. Da quello che ho sentito alone. Sì. Allora forse Uncharted lo prendo. Non so se prendo Horizon, perché mi risulta difficile, allora, immaginare Uncharted lo prenderei anche. Frozen Island ti dice qualcosa? Frozen qualcosa? No. Frozen Lands. Mi sa che dovresti averlo toccato, le Frozen Lands, all'interno del gameplay, ma non sono state approfondite. No, perché comunque sia ci hai giocato di più tu a Uncharted. No, a Horizon. Horizon. Nella Frozen Lands. Ah, ok, sì. Lì. Vabbè, sarà ambientato nelle Frozen Lands. Però che è una delle zone più fighe, perché è tutto quanto ghiacciato. Ok. Calmi ragazzi, perché adesso qualcuno di voi comincerà a venire sullo schermo, perché avranno già sentito che ci sarà un remake del 2018, stranamente, un remake Shadow of the Colossus. Oh, lo potremmo provare anche noi, prima del nuovo The Last Guardian, che uscirà quando noi purtroppo indosseremo i pannoloni e guarderemo i lavori per strada. Allora, io sono contento, devo dire la verità, perché uno Shadow of the Colossus che esce oggi può beneficiare di cosa? Di una grafica... Però abbiamo sbagliato, perché dovevamo aspettare il 2018 prima di giocare The Last Guardian, perché ce lo stanno ancora dicendo, qualcuno ci dice: no, avete giocato The Last Guardian e non conoscevate Shadow of the Colossus, siete delle merde. Quindi adesso... Avendo finito The Last Guardian, posso dirlo chiaramente, ma lo dico in maniera civile, non serve a un cazzo giocare gli altri, perché The Last Guardian è un gioco a sé e può essere goduto tranquillamente. Vabbè, quindi questo qui, sono curioso anch'io di vederlo, vi dico la verità.
Sono curioso di vedere se i comandi siano reattivi come quelli di Last Guardian, perché io basketto con il joypad e poi lo mollo per sempre, sappiate questo. Stessa cosa farò io, perché questo è un remake, non gli si può imputare, eh no ma è un gioco vecchio, e molti diranno, eh no ma hanno mantenuto i comandi inguardabili perché dovevano... Sicuramente. Questo qui l'hanno detto alla fine della conferenza, io ci tengo a sottolinearlo già all'inizio perché mi è piaciuto molto, mi è piaciuto il gameplayone che ho visto. Tanta azione in uno Spider-Man che esce nel 2018, il nuovo Spider-Man. Tanta roba, io mi ricordo lo Spider-Man per PlayStation 1, nonostante la grafica de merda, era uno dei giochi action più divertenti che ci fossero, quindi hanno mantenuto intatta questa cosa. Animazioni fighe, con un po' troppi quick time event, però vabbè, ci sta, è veramente figo il gioco. Come al solito non si capisce do cazzo si attacca Spider-Man quando va dritto per dritto, però vabbè. Skyrim, VR. Ne abbiamo parlato un po' troppo di questo Skyrim. Però Skyrim per PlayStation VR potrebbe essere una gran bella idea. Io non vedo l'ora di giocare, giuro, perché la cosa che mi piace di più in Skyrim è godermi il mondo. Per godere il mondo in VR sicuramente ti ci trovi. Poi al primo dungeon io come al solito mi rompo il cazzo di quel sistema di combattimento e torno fuori a esplorare. Ma almeno mi faccio una bella passeggiata in un posto bello. No, sarebbe carino, anche io vorrò provarlo questo Skyrim VR. Sarà la prima volta che ti fai una passeggiata in questo vera open world, perché è un open world. Ma senti, ma si combatte con i move? O con il gamepad? Se si combatte con il gamepad io l'ho già bocciato. Se si combatte con i move, forse quella merda di sistema di combattimento potrebbe avere un senso. Ha molto senso. E allora diventa il gioco più bello del mondo. E anche Vediamo. Trilogia di Crash Bandicoot. Andiamo avanti. God of War 2018. Abbiamo visto un po' di immagini di questo God of War. Il sistema di combattimento mi piace, molto reattivo, a me sembra molto molto bene, animazioni fantastiche. Anche se è molto scriptoso, devo dire. Sì, io come un po' tutto. Come un po' tutto, tranne il nuovo Assassin's Creed che sembra essere tornato alle origini. Però questo God of War non c'entra un cazzo con God of War, c'è poco da fare. A parte le classiche animazioni di Kratos che salta sui bestioni, lì, non si sa, poi lui ha una forza peso allucinante, lui ha il peso specifico del Mercurio, Kratos. Lui è così, i mostri sono alti come una palazzina, ma lui con la sua forza peso riesce a trascinare lì muso a terra, sempre così. C'è questo bambino che abbiamo visto che ogni tanto interagisce, ci sono delle parti in cui c'è solo il bambino, bisogna vedere se lo potrai utilizzare. Secondo me sì, per forza di cose sicuramente te lo faranno utilizzare. Chissà se si evolverà questo bambino, magari cresce durante il gameplay, sarebbe simpatico. Sarebbe simpatico e darebbe un po' una svecchiata a un brand che ha sempre campato unicamente sul personaggio di Kratos. Ok, Marvel vs Capcom, non vi diciamo nulla, andatelo a vedere perché già la demo è disponibile, quindi se avete la PlayStation andate a scaricare. Giocateci. Oh, un'altra cosa che mi ha detto lui, wow, addio, è finita la vita sociale. Monster Hunter per PlayStation. 2018 Monster Hunter World esce e mamma Capcom vuole darci questa bella batosta. Si vede in single player, si vede. Per ora non abbiamo visto nessuna sessione di gioco in cooperativa. La cosa mi fa da una parte ben sperare che la campagna sia strutturata, voglio dire, in maniera molto scenografica, molto filmica. Dall'altra mi scogliona da morire, perché giocare con lui a Monster Hunter su qualcosa che non sia un 3DS, quindi prevenendo l'artrite, mi avrebbe fatto molto molto piacere. Ok, e insomma, anche su questo titolo ci metteremo il dentino. Days Gone. Allora, Days Gone hanno fatto vedere questo gameplay in cui puoi utilizzare un po' tu, molto stealth, però puoi utilizzare molto l'ambiente, quindi che ne so, spacchi una cancellata, il rumore attira gli zombie attaccano gli umani, perché ovviamente qui i nemici per eccellenza saranno gli umani. C'è tanto da fare qui, forse per quello che mi riguarda un po' troppo stealth, invece a te potrebbe piacere parecchio, perché proprio devi stare attento, perché se fai rumore gli zombie ti attaccano. Vabbè, Days Gone si presentava già tempo fa come un titolo molto simile a un Dead Rising, ma con maggiore interazione ambientale e molto molto più caciarone, perché gli zombie a schermo sono pure di più di quelli di Dead Rising, quindi complimenti, cioè c'è tantissima roba a schermo. Stiamo a vedere, magari ci sarà una modalità cooperativa. Speriamo, è ancora troppo presto per dirlo. Comunque andiamo avanti con Detroit Become Human. E qui tiriamo giù l'asticella. Perché abbiamo visto nel gameplay qualcosa che non ci piaceva. L'anno scorso, quando ci è stato presentato questo Detroit Become Human, sembrava che le scelte fossero davvero tante, infinite. Ma proprio tante.
E adesso è cambiata di parecchio la situazione, tant'è che voi siete Marcus a capo della rivoluzione degli androidi, non siete più quel personaggio che è, penso, la controparte androide che dovrà combattere la rivoluzione androide, un androide che combatte contro la rivoluzione androide. Se non avete capito nulla non fa niente, perché manco io ho capito assolutamente. La realtà è che questo Marcus va in giro, tocca gli androidi, questi si svegliano, diventano umani e possono in qualche modo decidere. Poi Marcus gli fa pillola blu, torna nella tana del bianco, pillola rossa di cazzo. Li tocca con la sua mano magica, li tocca. Vabbè. Ad ogni modo ci sono delle scelte. Però all'interno del gameplay che è stato fatto vedere, ce ne sono quattro al massimo, per dirti: sta arrivando una macchina della polizia, allora dove vai? Ti nascondi a destra, te ne scappi, attacchi, queste. Boom. E alcune scelte ti portano alla morte, quindi non hanno ulteriori ramificazioni nella trama. Ci aspettavamo un gioco alla Until Dawn, però con molte più possibilità di scelta e maggior profondità. Invece questo si è rivelato essere molto più action delle aspettative, con minor possibilità di scelta. Ora, o è stata una scelta precisa quella di mostrare una sequenza così ridotta per non spaventare i fanatici dell'azione, però così hanno senza dubbio scoraggiato gli amanti della narrazione a scelta. Vediamo, anche questo è ancora da capire, ma ci vorrà un po' di tempo prima di vederlo. Gli ultimi due giochi sono Final Fantasy XV VR, la pesca, il gioco di pesca, che io prendo immediatamente. Forse pure io, che cosa si fa in questo si gioco? Si pesca. E basta? VR. Si prendono i pesciacchioni grossi, ma c'è sempre la ragazza, quella. Non so se sarà tra i personaggi sceglibili delle ragazze, perché sennò i giapponesi non lo comprano, c'è poco da fare. Vai avanti. E poi c'è Monster VR, dove siete questo topolino, un puzzle action, sempre in VR, insomma, può piacere oppure no. A me non interessa più di tanto, a te potrebbe piacere. A me i puzzle action piacciono molto, soprattutto se sono in VR e se i topini sono simpatici e coccolosi. Ragazzi, questo video è venuto lunghissimissimo, speriamo di farlo uscire per le 5 al massimo e noi ci vediamo al prossimo, anzi domani ci vediamo con la conferenza. Pecce. Se ci sarà qualcosa di bello. E Nintendo. Nintendo ci sarà per forza.